cambiato la tua stagione e quella del Bari? Io sono contento per la mia prestazione e della pressione della squadra. Penso che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto una partita molto importante e poi è chiaro che mi devo provare a giocare come ho giocato contro il Frosinone, poi le decisioni farà il mister, però spero di fare altre prestazioni come quella contro il Frosinone. Non è che ha sorpreso anche te la tua... Sorpreso no, perché so che mi alleno sempre al massimo, provo a dare il massimo, 100%, farmi trovare pronto e penso per adesso l'ho fatto sempre e provo ad andare avanti così. Se andare là così non si era mai visto a Bari? A Bari no, penso di no, o magari contro la Salernitana quando ho fatto gol, o penso una buona prestazione anche contro l'Avellino che abbiamo fatto anche una bella vittoria. Chiaro che puoi vincere, se vinci contro la prima in classifica, vinci 1-0, riesci a fare l'assist, chiaro che magari c'è qualcosa in più delle altre partite. E adesso ti confermo, mi sembra che sia... Scontato nel calcio non c'è niente, io chiaro che... Devo andare ad allenarmi come mi sto allenando al massimo, poi le decisioni li fa il mister. Io spero, però vediamo contro il Trapani cosa deciderà il mister, cosa vorrebbe fare. Senti, ti è mancato finora la continuità? Ma un po' sì, però è chiaro che le decisioni fa il mister, però io è chiaro che provo sempre a farmi trovare pronto, dare il massimo e non abbattermi in queste situazioni, perché l'ultima cosa che vorrei fare è mettere la testa giù e demoralizzarmi. L'importante è andare avanti. Vedi, appunto tale, eri talmente sicuro di poter dare il meglio di te qua che hai rinunciato ad andare ad Avellino? Sì, io questa è stata la mia primo pensiero, volevo rimanere qua, ho iniziato una cosa qua a Bari che penso che è una cosa molto importante per me e volevo continuare questa cosa, arrivare a questo obiettivo e ho rifiutato sì, l'Avellino per rimanere qua. Taccone si è presa, perché dici che tu hai rifiutato più di quello che... ti offriva più di quello che vendevi a Bari, ma è vero o...? Di questo non vorrei parlare, però... ma ti offriva di più o no? Di questo non vorrei parlare, però è stato molto gentile, però io gli ho detto cosa sono i miei pensieri, cosa io voglio fare, che voglio rimanere qua e gli ho ringraziato e alla fine ha accettato e è finita lì. Poi... quello che dicono dopo a me non mi interessa tanto. È rimasta male tua madre? No, lei è contenta. No. Allora io non c'entro niente con l'Avellino, io non sono di Avellino. Io... ha quelle radici? No, questo è fedele. Ah, scusa, pardon. No. Fedele di Avellino. Io, mio padre è di Imperia, è Ligure, sì. Tra l'altro questo gesto è molto piaciuto ai tifosi, si sa, no? La rivalità con l'Avellino. Ah sì, lo so, l'ho percepita quando abbiamo giocato contro l'Avellino e poi sì, no, mi fa piacere. Ma come già detto, anche a me ho questo obiettivo qua a Bari e volevo finire questa stagione qua e fare qualcosa di importante. Fabio, il tecnico ha definito l'azione perfetta. Il gol dell'opposto, cioè come arriva un gol del genere? Perché diceva che voi avete provato spesso questo genere. Sì, ci ha fatto una bella testa durante la settimana. Ci diceva di fare così, se l'altro cross, l'altro deve essere nell'aria, provareci a fare gol. E alla fine proprio, abbiamo fatto gol proprio così, con un cross di un esterno e il gol dell'altro. È stato veramente, per dire, l'azione perfetta. Siamo contenti, molto contenti. Il problema è che non sempre gli esterni del Bari arrivano sul fondo.
questo, no? Anche sulla fascia opposta, ma è vero, cioè bisognava arrivare sul fondo. Si deve arrivare, sì, si deve arrivare. Però penso che contro il Frosinone abbiamo fatto... È difficile per difensore poi prendere la palla. Sì, però adesso io penso che contro il Frosinone ci abbiamo provato anche il primo tempo quando è stato un rigore su Furlan, pure lì è stato un cross messo in aria, ma anche Fede ha fatto delle azioni per mettere dopo la palla, però dopo è chiaro che ci sono anche gli avversari. Però ci abbiamo provato, abbiamo provato a fare quello che ci chiedeva il mister, e alla fine il gol è proprio venuto così. E di questo del tuo ritorno in Sicilia? No, ho dei bei ricordi della Sicilia, sarà per me un piccolo, no, per me un piccolo derby, però ho giocato a Palermo, un piccolo derby, però a me non mi faccio... Tra... No, contro. Ah, sì. Però non mi faccio influenzare. Sì, sì, contro, sì, sì. In Serie B. Palermo Trapani, sì. Sì, sì. Sì, esatto. Piccolo derby, però non mi faccio influenzare. 3-0, mi sa in casa, non mi ricordo, 2-3-0 e poi fuori casa anche lì 1-0, 2-0, non mi ricordo. Ma giocassi tutte e due le partite? L'ho giocata quella in casa. Palermo Trapani, sì. Sì, sì. Si torna sul maledetto sintetico. Il sintetico, sì, non è una... Io non sono un gran tifoso del sintetico, però, come già detto, dobbiamo fare sta cosa, andare a giocare sul sintetico. Purtroppo è così, non ci possiamo fare niente e basta. Cioè, penso che il sintetico, per quella squadra che gioca lì sopra, magari è un po' più... così c'è un po' più agevolata, sì, avvantaggiata, però noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita, a mettere in difficoltà il Trapani e vincere questa partita. Mancano tante partite alla fine, quindi è chiaro che il Bari deve pensare sabato dopo sabato, ma questo meno 7 dalla seconda, non ci state facendo un pensierino? Beh, noi guarda, sì, un pensierino piccolo, però noi pensiamo poi dopo partita. Andiamo passo dopo passo e proviamo a fare una vittoria dopo l'altra. È chiaro che fare le vittorie devi fare anche una buona prestazione. Noi dobbiamo fare questo ogni partita e poi i conti si tirano alla fine. Vediamo fino a dove arriviamo, però è chiaro che abbiamo sempre in ottica i primi 3, 4, 5 posti lì. Dobbiamo essere lì sopra e pian piano penso che ci arriviamo. Sarebbe bello riuscire a cantare Pensiero Stupendo, no? Alla fine. Da pensiero piccolo, Pensiero Stupendo. Sarebbe tanta roba. La consegna è solo vincere. In che senso? Questa partita qua o in generale? Questa partita. Noi dobbiamo andare lì a vincere. Il pensiero è sempre quello, almeno il mio, ma penso di tutta la squadra, del mister, di tutti. Non vai su un campo a dire andiamo lì a perdere o andiamo lì a pareggiare. Noi il nostro obiettivo è andare lì a vincere, a fare punti, e questo è l'obiettivo. Si può dire che il Trapani è quella classica squadra, come si dice, no? La peggiore che potessimo trovare in questo momento, perché se il Bari in questo girone di ritorno risulterebbe secondo, il Trapani sarebbe in zona playoff, magari all'ultimo posto. Ma questa partita sarà molto molto difficile, perché sono in un periodo un po' così, sono proprio giù in classifica, giocano in casa, giocano sul sintetico e sarà una partita molto tosta. Sarà sicuramente più difficile contro Frosinone, perché saranno agguerriti, però anche noi sappiamo cosa vogliamo fare e sarà anche difficile per loro. Penso che la mentalità giusta, dobbiamo pensare che andiamo lì, dobbiamo fare la guerra, dobbiamo andare lì a dire la nostra, non andiamo lì mosci o con i pensieri tranquilli, dobbiamo andare lì proprio carichi, voler far punti e portare questa vittoria a casa. Guarda, ci viene tutto protagonista nella goccia insieme a Flora Flores, abbiamo visto un siparietto. La doccia, sì. No, abbiamo avuto questa idea
di cambiargli i soffioni della doccia, così c'è questa idea, li abbiamo cambiati e niente di che. Però al di là poi del siparietto, l'impressione è che insomma ci sia molto entusiasmo, un gruppo che pian piano si sta cementando all'interno del periodo. Sì, no, siamo un bel gruppo, penso che è una cosa molto importante in una squadra, se non c'è il gruppo non va da nessuna parte. È importante, cioè, si vede penso anche durante le partite o magari in queste cose qua, poi è stata una bella cosa. Il capobanda è Forest, mi pare di capire. Ma il capobanda siamo un po' tutti, siamo un po' tutti capobanda. Ma con Zamparini, sempre tornando all'esperienza in Sicilia col Palermo, che cosa non andò? Perché tu e altri due mister fuori rosso? Questo è un discorso che non voglio più aprire, perché no, non voglio neanche parlare di questo discorso e basta. Ok, va bene così? Va bene. Grazie Fabio. Grazie. Vabbè, ma